Allora, riprendiamo adesso questo discorso e adesso facciamo un po' un sunto dei concetti teorici di adesso e li applichiamo un po' alla pratica. Ok, così tutti ci allineiamo nello stesso modo e capiamo tutti uguali. Ok, quindi studiare la fisica tecnica dell'edificio significa studiare, abbiamo detto, calore, aria, vapore. Posso studiare la fisica dell'edificio e studiare il calore, l'aria e il vapore. Attraverso l'involucro termico. Attraverso l'involucramento termico. E attenzione perché questi tre elementi sono sempre separati. E anche nel comportamento poi dei materiali dell'edificio sono diversi. Quando questi elementi si intersecano tra di loro, si combinano tra di loro, in certe occasioni possono provocare la condensa superficiale e quella interstiziale. Quando questi elementi si combinano tra di loro? Quando tutti gli elementi si combinano sì. Tra di loro possono creare. E poi creare la condensazione superficiale e la condensazione interstiziale. Questa qua è quella più dannosa per la struttura perché è all'interno, è quella che a volte non si vede. Dovrebbe essere il dannoso all'interno che la parte che non si vede. E dopo vediamo alcune foto. In genere, quindi costruire e progettare significa. Riuscire anche a mantenere questi parametri. Mantenere quindi estate, inverno, diverse condizioni. Inverno e verano con diverse condizioni. La TA è la temperatura ambiente. La TI è la temperatura ambiente. In inverno chiaramente è più bassa perché non deve esserci troppa differenza tra dentro e fuori. E ma qui non hai tanta differenza tra l'interno e l'esterno. Ok. Questa è una foto di una condensa interstiziale in una cubierta. È una fotografia di una condensazione interstiziale in una cubierta o un techo. Questo invece è tipico. Condensa superficiale. La tipica condensazione superficiale. Qui no, non è giusto, scusa. Superficiale. Dove si trova in genere questa condensa? Dove si trova generalmente questa condensazione? Nella vostra esperienza? Bagno? Cucina? Sì. E anche i locali che sono poco irraggiati. I locali che hanno poca radiazione. Okay, che sono sposti su verso sud, esatto. Sono la parete, la sud. In Italia è il contrario, verso nord. In Europa. Ok, chiaramente abbiamo detto calore da sempre temperatura maggiore, temperatura minore. Ok, questo è il flusso, va sempre in questo verso. La trasmissione del calore può avvenire attraverso radiazione, conduzione, convezione. La trasmissione però può avvenire
Quella prevalente all'interno della stratigrafia, la prevalente all'interno della stratigrafia è quella la conduzione, che interessa anche i materiali nel suo insieme, che interessa anche il comportamento dei materiali. Ok. La conduzione non c'è trasporto di materia, ok? Ma c'è solo un trasporto di energia. Mentre, ad esempio, la conversione, c'è un trasporto di materia, perché l'aria è la materia che trasporta il calore. L'aria. Okay. Questa è una foto di una termocamera. Una fotografia di una termocamera. E dopo vediamo meglio come funziona. Questi che vedete qua è la malta. Quella mattone, sì. Brick, sì. Laterillo. Ok. E quella che tiene insieme il laterillo. L'unione. Mortero. Mortero. Ok. E qui dietro questa ventana c'è il riscaldamento, il termosifone. Ok. Esatto. Ok. E qui è la scala di colori. 2 gradi, 10 gradi. Ok. E quindi si vede la differenza forte di temperatura. Ahí se ve la fuerte diferencia que hay entre la temperatura. La conduttività termica è la capacità di trasportare appunto questo calore. La conduttività termica è la capacità di condurre questo calore. E qui vedete alcuni materiali. Ah, scusate, non è stato tradotto. Aquí vemos distintos materiales con esa capacidad de conductividad térmica que no está traducida. No. TLS es hormigón. 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 Laterillo. Ladrillo. Madera. E questo è vidrio celular. Corcio. Canapa. Corteza de corcio. Fibra de madera. Fibra de vidrio. Fibra de roja, lana roja, polistirene, espanso, estruso, espanso. Polistireno espativo e polistireno estruso. Questo tra madera e hormigón è 10 volte la differenza. Tra la madera e hormigón è 10 volte la differenza. Questa invece è la trasmittanza termica, ovvero lambda fratto lo spessore. Questa è la trasmittanza termica e il lambda è in funzione dell'espessore. Sì, esatto. Perché il lambda è una proprietà del materiale, del materiale stesso, non c'è uno spessore riferito al lambda. Il lambda è la capacità del materiale che non sta relazionato con l'espessore. Quando io devo legare il lambda a un caso reale, devo usare la trasmittanza termica. Quando io devo collegare il lambda con un materiale, devo considerare il lambda e usare questa formula. Usando questa formula. Ok, qui io ho fatto un piccolo gioco. Okay. Ho detto, se io voglio avere una trasmittanza termica uguale a 1,
per ottenere una resistenza termica uguale a 1. Quanto spessore di materiale devo usare? Questa pregunta è quanto spessore di materiale richiedo. Ok. Attenzione, la U uguale a 1 è altissimo. Ok. U uguale a 1 è qui alto. Una casa passiva, U uguale 0,15. U, ahí uno es alto. Para una casa pasiva, yo le diría 0,15 de U, de capital satélite. Con l'ormigón ho 60 centimetri. L'ormigón è 60 centimetri. Ok. Con il madera, 12. Ok. Questo è uno dei primi motivi perché le costruzioni in legno in Europa sono partite subito molto forte. In alberghi, hotel, ospedali, scuole e residenziale, edifici residenziali con tanti appartamenti, ok, dove bisognava guadagnare. L'edificio dell'appartamento dove si richiede ahorrare. Perché i primi imprenditori che hanno investito nel legno avevano capito subito che stessa performance energetica, spessori molto minori. Lo primero que yo he entendido que para lograr esto, performance energético, se requiere de espesores menores con esta materia. E spessori minori, superfici maggiori. Sentiamo, meno spessore, superfici maggiori. Ok, più metri quadri da vendere. Ok. Quindi i primi anni, 10 anni fa, così, costruire anche in CLT in controlaminata costava di più. Ma avevano capito il risparmio sulla superficie? E gli alberghi, soprattutto, avevano gli hotel, avevano capito il risparmio di tempo. Nel caso degli hotel, capito che si ahorrava molto di tempo. Quindi, per un hotel, costruire una parte nuova in legno significa non perdere la stagione. Una persona costruire un hotel significa costruire in maniera che non perdere niente, insomma, che tipo di legno usate? Noi il, per il contralaminata? Sì, il contralaminata. Il abete. Abete. Adesso c'è qualche tecnologia anche per micro lamellare in faggio? Ora si è fatto tecnologia per fare la micro laminare in faggio, sarebbe il faggio? Faggio, sì. È un legno molto denso, molto denso, con grandi capacità meccaniche. Però costa tanto e è utilizzato per applicazioni molto particolari. Anche perché un contralaminata di 10 cm ha portate meccaniche molto alte. Un contralaminato di 10 cm tiene una percezione meccanica molto alta. Quindi non ha senso spendere molto di più per l'edilizia standard. Non è necessario gastare basso per una costruzione standard. Ok. Un altro aspetto che noi adesso vediamo è l'isolante. Questo aspetto però è
Perché noi dobbiamo sempre pensare l'insieme della stratigrafia, non un singolo materiale. Non dobbiamo pensare solo al materiale solo, sino che un po' di materiale che abbiamo. Questo è un grafico dato da un'università di Innsbruck, Austria, che mostra. Vuoi tradurre? Sì, è un grafico dell'Università di Innsbruck, in Austria, che mostra come calano le proprietà dell'isolante quando c'è umidità nell'isolante. Cae la capacità di interpretazione dell'isolante quando viene presenza di umidità. Ok. Perché un isolante isola? Perché un isolante aisla? Perché? Hace la pregunta. Perché ritarda più il trasmettere il calore. Sì. Perché viene la pensia e deriva adesso ai passi d'aria pequeño. Che ha bassa densità e che non permette un passo di aria. Un isolante, un materiale in generale, isola perché contiene uno spazio di aria infinitamente piccolo e quindi... Un materiale isolante aisla perché tiene un passo di aria infinitamente pequeño. E quindi è aria ferma. E quindi è aria detenuta. Ok, l'aria ferma è il miglior isolante che ci sia. Ok, l'aria in movimento, come questa, peggiore. L'aria in movimento. Perché trasporta. Ok. Quindi, se io un isolante all'interno non ho aria ferma, ma umidità? Se io all'interno tengo il latte, tengo l'aria del vino, umidità, umidità, acqua, passo da miglior isolante, miglior conduttore. Passo dal miglior isolante al miglior conduttore. Ok. Quindi, la differenza tra il lambda secco o lambda di un materiale umido, ok, aumenta. Se io ho un isolante che assorbe solo 1% di volume totale di acqua, siete solo l'1%. Ho un incremento del lambda del 30% anche. L'1% aumento 30% del lambda di questo materiale. Quindi, perché? Perché non è la fibra di madera che isola, è lo spazio nell'aria ferma all'interno della fibra che isola. Perché non è la fibra di madera la che isola, sino che è l'aria detenuta all'interno della fibra di madera la che isola, l'aria detenuta. Okay. Quindi quando questo si riempie, le proprietà scendono subito. Per questo quando questo si perde, la proprietà desiste rapida. E questo è un aspetto che spesso non viene considerato. Ma se io spendo 10.000 euro in pesos, 7 milioni di pesos per l'isolamento, ok? E l'isolante io non ho progettato e questo rimane umido, sto prendendo soldi e li butto. Se io gasto 7 milioni in isolante, insieme per permanenza umido, questo 7 milioni come te hanno assunto. Anzi, spendo anche più soldi perché devo asciugarlo con riscaldamento. Ora voglio requerire più denaro per
Para calefaccionare il libero. È per quello che quindi è nato il concetto della tenuta all'aria e della tenuta al vento. Por eso ha nacido il concetto della contenzione dell'aria e la contenzione al viento. Che dopo vediamo bene. Ok? I materiali isolanti, no, i materiali in genere, sono considerati isolante sotto 0,065. Debilmente isolante. Sono considerati primero aislantes, débilmente aislantes, en ese banco que señala ahí. No, no aislante, ok. No aislante nel banco che lo segnala. Queste circa sono le grandi famiglie, ok? Queste sono le grandi famiglie di aislante. Perché non è... Non è... Vabbè. Non era tradotta, scusate. Non è tradotta. Ci sono isolanti fibrosi, cellulari e porosi. Abbiamo isolanti basa fibras, cellulari e porosi. E tutti si differenziano in naturale e sintetico. Tutto si differenzia tra naturale e sintetico. Naturale e sintetico, attenzione, non è... Uno è natur, eco... No. La parola natura è con questo. No, è il tipo di lavorazione. Ok? Sintetico è perché viene da un processo di sintesi in lavorazione. Sintetico viene da un processo di sintesi e di lavorazione. Ok? E qui ci sono vari materiali. Ok? Vediamo alcuni materiali, ad esempio la fibra di madera. In Europa è molto utilizzata la fibra di madera, soprattutto nelle costruzioni in legno. In Europa è molto utilizzata la fibra di madera, e soprattutto in Europa è usata la fibra di madera come aislante. E perché? Perché ha una permeabilità bassa. Quindi permette all'edificio una traspirabilità elevata. Quindi permette all'edificio una traspirabilità elevata. Attenzione che il concetto di traspirabilità è solo legato al vapore. Attenzione che il concetto di traspirabilità è solo legato al vapore. Non all'aria. Esatto. L'aria è un'altra cosa. La traspirabilità è legata al vapore, allo scambio di vapore. La traspirabilità è legata sempre al cambio di vapore. Ok. Esistono diverse tipologie di isolante di madera, di fibra di madera, più o meno densi. La scelta tante volte viene da abitudini costruttive oppure da bisogno di avere densità maggiori per l'acustica magari. La decisione è legata all'elezione dell'unità acustica, della densità. Perché da un punto di vista termico nella densità non c'è enorme differenza. C'è differenza magari il verano, l'estate. Perché densità elevate, massa maggiore, riesce a frenare di più l'onda termica. La onda termica.
Onda termica. Ok. La lana de roja è molto utilizzata nei paesi nordici, ad esempio, anche negli Stati Uniti, anche qui penso. La lana roja è usata nel paese nordico, Stati Uniti pensa che anche. È molto usata per questioni di resistenza termica e anche per il fuoco. E poi usiamo sulla resistenza termica e anche per il fuoco. E per quello che riguarda le densità, è lo stesso discorso che per la fibra di madera. Vedi che anche questo ha diverse, può avere diverse densità. Ah, sì. Ebbene, poi ci sono isolanti più diciamo naturali perché meno lavorati, ok? Come ad esempio il corcio, molto utilizzato in questi paesi. Sì. Ok, questo anche acusticamente lavora bene. Chiaramente questi sono pannelli, quindi un po' meno flessibili che la fibra di legno e la fibra di roccia. Sì, sono i pannelli sono ambienti un po' meno flessibili che la roccia. Poco meno flessibili che la roccia. Questo anche è un materiale che viene molto utilizzato, il polistirene. Il polistirene lavora molto bene nei climi freddi. Anche sia EPS vuol dire extruded in English, estruso. XPS is expanded, espanso, di produzione. E non lavorano molto bene nei climi caldi. Perché? Perché hanno densità basse. Quindi non danno massa. Ok? Altri materiali simili sono questi isolanti in poliuretano con dei rivestimenti in lamiera, ad esempio. Sempre utilizzati molto nei paesi più freddi o per industria, magari. Sì, sono molto paesi freddi per l'industria. E anche vengono utilizzati ad esempio molti isolanti come la perlita expandida. Il calcio silicato anche. Silicato. Sì. Che sono materiali a granuli. Quindi in genere vengono usati magari per riempire o contropareti o spazi dove è più difficile inserire l'isolante. Qui adesso riprendiamo questo aspetto che abbiamo detto, così poi chiudiamo con la parte pratica. Cioè con la parte su concetti pratici. Quindi riassumendo quello che abbiamo detto prima, ho umidità relativa, è questa qua, mi dice quanto è satura l'aria di vapore. Ok. L'umidità massimo di saturazione è
quella condizione in cui ho il 100% di spazio d'aria riempito di saturazione e di vapore? La saturazione è il massimo vapore che l'acqua può contenere in un determinato volume. L'umidità specifica invece mi dice quanto grammos di vapore hai in cada chilogrammo di aire secco. Quello che significa è quantità di grammo che hai in cada chilo di aire secco. Ok. La temperatura di rugiada, roccio, sì, rossio, è la temperatura alla quale l'aria raggiunge la condizione di saturazione. Questa è la temperatura che l'aria raggiunge, la condizione di saturazione. Vi ricordate che prima abbiamo visto tutte quelle formule complesse? Ok? Riassumendo il concetto da utilizzare tutti i giorni, è questo. Il concetto che dobbiamo usare tutti i giorni è sempre. Anch'io mi ricordo solo questo. Okay. Io sono solo quello che... Quando ho finito la scuola un po' cancellato. Ok. C'è spazio per altro. Allora, noi dobbiamo immaginare l'aria come un contenitore. Ok? Più alta è la temperatura, più la densità diminuisce. La densità. Sì. Quindi l'aria è come se si gonfia. L'aria è sempre. Ok. È una metafora, una similitudine. Ok? Quindi gli spazi che ci sono tra le molecole, ok, sono maggiori e possono ospitare più vapore acqueo. Ok? Se la temperatura diminuisce, la densità cresce. Perché l'aria fredda è più pesante. Okay. Quindi si comprime, gli spazi diminuiscono e ho meno spazio per il vapore acqueo. Ok, che questo quindi viene espulso in forma di goccioline. Questo viene espulsato in forma di gocce. Ok. Se prendiamo una birra fuori dal frigo, ok, nel verano, cosa succede? Sul vetro, sul vidrio. Ok. E perché? Secondo te. Perché? Perché aria 30 gradi. 30 grados. Frigo. 5? 5? Ok. Quindi la temperatura intorno alla bottiglia è molto bassa. Lo spazio per il vapore acqueo è piccolissimo. Okay. E quindi appena io lo metto a 30 gradi, saturazione e condensa. Quando in inverno o nei climi più freddi si va in macchina, ok? Se siamo quattro persone e pa, chiacchieriamo, parlando molto, io e Jorge molto, sì. Ok? Esatto. E sul vetro si condensa. Ok? Cosa si fa per asciugare la condensa? Che si hace para seccare la condensazione? O si apre il vidro, perché? Perché questo contenitore diventa più grande, ok? E quindi il contenitore diventa più grande e l'umidità va fuori, oppure aria calda. O le bombe aeree. Perché?
Perché l'aria calda è il grande contenitore. Perché l'aria caliente è un grande contenitore. E quindi può portare via l'umidità. Importante può portare o eliminare l'umidità. Perché il vetro è sempre a pochi gradi, temperatura molto bassa il vetro. Il vetro si tratta della base del vetro. Ok. Quindi, stessa quantità di umidità, temperatura diversa, questa è umidità relativa diversa. Chiaro? Questo è un diagramma abbastanza, il nome è un po' difficile. Diagramma psicometrico. Ah, ok, uguale. E qui temperatura dell'aere e qui c'è l'umidità. Questa è la linea di saturazione. Ok, più allora con la stessa umidità, se io entro, ok, più aumenta la temperatura, più mi allontano dalla saturazione. Ok, chiaro. Quindi in una casa posso usare la ventilazione meccanica per regolare queste quantità di vapore. Posso utilizzare materiali igroscopici come il legno o come la creta. La creta argilla. Sì. Argilla. Sì. Esatto. Perché sono ad esempio materiali che venivano anche utilizzati nell'antichità. Perché? Perché sono materiali che hanno una permeabilità bassa e quindi vanno in equilibrio con le condizioni dell'ambiente. Sono materiali che vengono ad esempio il contralaminato in tanti paesi si usa a vista dentro proprio per sfruttare questa possibilità. Ok, ad esempio la nostra sede in Rotoblas è molto bella, siete invitati a venire a trovarci. E poi in quella regione c'è buon vino anche. Bianco, manca. No, Cile, diverso, diverso. Interno ci sono tante pareti in CLT. Soprattutto nelle sale riunioni. Perché? Perché quando si progetta, ad esempio, una sala riunioni, è difficile sapere quanta gente c'è. Una volta 10, uno 30, ok? Allora, con legno è più facile avere un buon comfort igrometrico, perché va in equilibrio. Portanto, si può avere un buon conforto idrometrico con la madre. Perché va in equilibrio con l'ambiente. Va in equilibrio. Tutti i materiali hanno una questa capacità diversa, come abbiamo visto prima. Adesso proviamo a utilizzarla, questo valore. Ora vamo a provare a utilizzarla. E a capire cosa succede nella realtà. Il mu, fattore di resistenza alla diffusione del vapore d'acqua,
cosa le stesse proponiamo? Qui abbiamo tre materiali diversi: fibra di madera, polistirene e ormigone alleggerito. Fibra di madera, polistireno e ormigone di bianco. Yitong è famoso. Come no, Yitong è una ditta che fa questa cosa abbastanza famosa. Ormigone cellulare. Esatto. E spessore quasi uguale. Ok. Facciamo il calcolo. Mu 5, 40 e 100. Ok. Qual è il più traspirante? Qual è il più traspirante? Il primo? Primero? Esatto. Perché? Perché la resistenza è bassa. La resistenza è bassa. Adesso io voglio legare questo al caso reale. Voglio legare questo con il caso reale. Allora, facciamo mu per lo spessore. Ottengo questo valore. SD. SD esprime qua, Jorge, leggi questa qua che è più semplice. Ah, quello sono quelle questa espressa le persone della capa di aire equivalente che pone una resistenza alla transizione del vapore uguale alla antimateria. Ok. I fisici hanno trovato una definizione un po' difficile. Lo fisico per trovare una definizione importante. Ok, noi semplifichiamo. L'SD esprime un concetto un po' teorico. Ok? Esprime un concetto un po' teorico. Mi dice, se io utilizzo questo materiale, è come se avessi 0,7 metri di aria. Come se avessi 0,7 metri di aria. È come se io tuviera 0,7 metri di aria. Sì. Quindi il vapore, quando arriva in quel punto, è come se attraversasse 0,7 metri. Come se il vapore attraversare 0,7 metri. Ok. Qua 14 metri. Intendo 14 metri. Ok. Quindi il vapore quando arriva deve attraversare uno spazio molto grande. Il vapore deve attraversare uno spazio molto grande. Ok. Quindi fa più fatica attraversare. Se cansa más attraversare. Se io metto questo materiale, vuol dire che forse il vapore è più facile smaltirlo con la ventilazione che con lo scambio. Se io lo tengo che attraversare con questo vapore, con questo materiale, è più facile farlo con un elemento meccanico. Ad esempio, nei paesi freddi, magari anche come Canada, Nord Europa, usano tanto utilizzare materiali verso l'interno. Con questo SD molto alto. All'interno dovrebbe avere un SD molto alto. Per abitudine costruttiva anche. Però per abitudine
ottobre. Però ad esempio, non so, in Norvegia, in Svezia, è dagli anni 60-70 che costruiscono con la ventilazione nelle case, meccanica. Negli anni 60-70 costruiscono con il sistema della ventilazione meccanica. Quindi il vapore non è gestito dalla stratigrafia. Portanto il vapore non sta gestionato dalla parete della stratigrafia. Ma dalla macchina. Sta gestionato dalla macchina. È un approccio diverso. Una forma di tinta adesso. Quindi, riassumendo, in questi anni si è un po' formulata una teoria per il clima freddo o clima come mediterraneo o come clima mite. Se abbiamo un po' di teoria come per il clima mediterraneo o... Mite, meglio. Clima meglio. Se si preferisce utilizzare l'isolante verso l'esterno, preferisce usare un'isolante all'esterno. Perché se io provo a tracciare l'andamento delle temperature, se provo a seguire il flusso della temperatura, se qui ho 20 gradi e qui ne ho meno 12, la struttura a poco riduzione di temperatura. Riduzione di temperatura. A poca riduzione di temperatura. Il grosso lavoro di riduzione è dato all'isolante. Il maggior lavoro per riduzione di temperatura è lo hace l'isolante. Questo vuol dire portare il punto de rugiada sì. Più verso l'esterno, non nella struttura. E perché è importante? Perché è importante? Perché non voglio avere la condensa interstiziale nella struttura. Perché non voglio produrre la condensazione interstiziale all'interno della struttura. Ok. Quindi in regime statico, col diagramma di Glaser ad esempio, quando si fanno le verifiche, si controlla questo. Qui si vedono i mattoni, ma è per definire struttura, diciamo materiale non isolante e materiale isolante, ok? Se io metto l'isolante fuori, la temperature diminuiscono in questo punto qua. Se io muovo l'isolante fuori, la temperatura diminuisce in questo punto. E quindi anche la pressione di vapore diminuisce lentamente. Pertanto la pressione del vapore diminuisce anche lentamente. Se io l'isolante lo metto verso l'interno, se io lo muovo all'interno dell'isolante, il gap delle temperature sia verso l'interno, la pressione di vapore diminuisce lentamente, ma trova subito una temperatura molto bassa. La temperatura del vapore diminuisce e questa è la temperatura più bassa. E quindi c'è condensa. E per l'altro si condensa. Ok. Per anni, direi fino a 10 anni fa, si costruiva spesso in Italia, ma non solo, anche con mattone, isolante e mattone, pensando fosse buono. Anche mio suocero ha fatto tutta la casa nuova così. E io non posso dire che ha fatto male. Okay. Io non può essere male. Però per climi freddi succede c'è il rischio che succede questo. Per il clima
continuo a riesco del succedere. E quindi con gli anni poi l'isolante è sempre stato portato verso l'esterno per questo. L'isolante è stato portato verso sempre l'esterno. Per questo l'isolante si va sempre per l'esterno. Ok. Questa, ad esempio, è un'immagine di condensa interstiziale. E questo è successo perché? Perché vedete questo materiale? Era un materiale come nylon. Molto chiuso, non permeabile. Legno è permeabile. Questo era in un clima freddo. Quindi pressione di saturazione e pressione del vapore interno alta, pressione fuori bassa, flusso dentro e qui sacco, piscina. Ok? Per molti anni si è costruito così, anche da noi. E, ad esempio, anche un'altra cosa che per molti anni è stata fatta, quando si costruiva questo cappotto, si dice in Italia, isolante esterno, si usava magari fibra de madera, fibra de roja, ma poi si usava il tonaco. In tonaco si usava molto chiuso, non permeabile. E quindi ci sono tanti edifici che fanno effetto bubble. Bolla. Bolla. Se soffia. Sì, esatto. Perché? Perché il flusso andava verso l'esterno, la struttura magari era permeabile, l'isolante permeabile, in tonaco questo chiuso e quindi ok. E tutti, ah, colpa di posatore, la colpa di quello che ha fatto il lavoro. Ma non era per questo, è perché il materiale deve essere pensato coerente. E il problema è perché il materiale deve essere coerente. Queste sono sempre le foto di quel tetto con muffa e funghi. Un altro tipico esempio della condensazione è anche questo. Qui vedete una struttura solo in cemento e mattoni. Qui l'isolazione non c'è, le temperature sono troppo basse e quindi condensa. Questo sempre. Vedete che anche se scelgo il materiale isolante giusto e spendo soldi per l'isolante, si ricorda il materiale isolante, ma non penso a farlo funzionare tutto correttamente, non serve. Non serve. Per quello che riguarda l'isolamento estivo, ok, che per quello per l'isolamento estivo, per l'isolamento di verano, il concetto
è lo stesso, ma il flusso termico e il flusso di vapore può cambiare. Però il flusso di vapore può cambiare. Perché? Perché oggi abbiamo 20 gradi e 30, o meno. O possiamo avere 20 gradi anche 30 o 30. O nel verano ci sono 30 gradi, alto. Pressione di vapore fuori è più alta di questa. Temperatura è più alta di questa. E quindi c'è inversione. Per quanto si produce inversione. Ok. Quindi nei paesi dove ci sono estati calde e inverni freddi, anche l'Italia ad esempio così, anche questa zona del Cile, penso un po' più basso forse, dipende dalle zone, si preferisce costruire con una certa, con una buona permeabilità. Per evitare che c'è effetto sacco. Per evitare l'effetto sacco. E questo in realtà non è una cosa che si fa da tanto tempo. E perché ad esempio fino a 2-3 anni fa, se si cercava un po' di informazioni sui climi caldi o climi tropicali, tutti applicavano lo stesso sistema europeo della Germania piuttosto che del Canada, uguale. Tutti applicavano il sistema dell'Alemania, dell'Italia, uguale. Invece adesso si sta studiando che il concetto cambia e quindi anche i materiali nella stratigrafia sono diversi. Un'altra parte importante nell'isolamento estivo è la scelta dell'isolante. Prima abbiamo detto ci sono isolanti con densità elevate. Prima avevo detto che sono isolanti con densità alta. Isolanti con densità basse. Isolanti con densità bassa. Cosa succede in estate? Che succede? Questa è l'onda termica. Temperatura esterna. Temperatura superficie interna. Okay. Se io oggi ho il sole, ho l'irraggiamento, ho 30 gradi, dopo un'ora, due ore, tre ore, ho la stessa temperatura fuori e dentro. Ok, questa qua. La capacità di un materiale isolante è quella di attenuare, ok, attenuation, quindi mi dice quanto calore passa, e l'altra proprietà è la cambio di fase. Dopo quanto tempo il calore passa? Dopo di quanto tempo il calore passa? Quindi gli isolanti come la fibra di roca, la fibra di legno, la fibra di vetro a densità più elevate, ok? 100 kg metro cubo, 150 kg metro cubo. 150 kg per metro cubo. Riescono ad abbassare questa, a ridurre la l'attenuazione,
Ok? Quindi a ridurre il calore che passa nella stratigrafia. Riducire il calore che passa nella stratigrafia. E a spostare l'onda termica. Spassare la onda termica. Ok. Ad esempio, ci sono regolamenti termici che chiedono uno sfasamento di 10 ore, 12 ore. Di 10 o 12 ore. Cosa significa? Significa che adesso, quando è il punto forse più caldo della giornata, la stessa temperatura la ritrovo tra 12 ore dentro. Quando è più freddo. E quindi sfrutto di più il calore esterno per quando la temperatura scende. Ok? Quindi, se questo è il concetto, diciamo, che vale sempre per i climi freddi o miti, non sempre questo, ricordiamoci, vale per i climi caldi. Sono sempre valido per il clima caldo. Quindi, questo può succedere nei climi caldi. Ok? Stiamo vedendo alcuni studi e abbiamo fatto questo studio con un ente di ricerca italiano, europeo in realtà, dove abbiamo simulato diverse stratigrafie quando fuori ho un clima molto caldo, ho un clima tropicale molto umido. Ok. Perché le stratigrafie tradizionali già conosciute, ci sono tante simulazioni e misure. E misure anche. Delle altre, non tante. Infatti noi siamo anche sempre in cerca di edifici da capire, da studiare. Questo è un progetto che abbiamo fatto con questo ente di ricerca. E volevamo capire la trasmissione dell'umidità all'interno della stratigrafia. La temperatura nei vari strati. E quindi capire anche quali materiali utilizzare nella soluzione. Ok, abbiamo proposto alcune soluzioni, pensato alcune soluzioni. Sono state simulate con questo software di analisi termoigrometrica. In regime dinamico. E poi i risultati più critici abbiamo provato all'interno di una camera di prova. Esatto. Come abbiamo detto, i problemi sono diversi. Quindi, le condizioni che abbiamo scelto
sono per le simulazioni e per le prove, erano queste, estate, interno, esterno, verano, interior, exterior. E inverno, interno, esterno. Abbiamo costruito questo campione. E abbiamo messo cartongesso, isolante, una membrana igrovariabile. Igrovariabile. Allora, igrovariabile è questa qua. È una membrana che la sua permeabilità varia in funzione alle condizioni di umidità. È una membrana che è variabile in funzione dell'umidità. Si chiamano anche membrane intelligenti. Membrane intelligenti. No, può essere traspirabile, diventa traspirabile quando l'umidità è molto elevata. È traspirabile quando l'umidità è alta. E quindi si apre. Quando l'umidità è alta si apre. Ok, per lasciar passare il vapore in eccesso. Per salire il vapore in eccesso. E poi diventa un freno vapore. Quando l'umidità diminuisce. Quando diminuisce lo vero. Sei elastica? No, non è elastica. È questa qua. È questa qua. Potete vedere che tipo di materiale è? Allora, è un materiale che si chiama poliamide. Beh, il poliamide, anzi, tutti i materiali polimerici, in funzione all'umidità e la temperatura, possono subire una dilatazione. Una dilatazione, ok? E quando i materiali polimerici sono permeabili, cosa fanno? Fanno una reazione chimica, instaurano. Ok? Vuol dire che le catene polimeriche delle molecole riesce a instaurare, a legare con la molecola del vapore acqua. E in funzione a pressione di vapore da una parte e dall'altra inizia questo scambio. Okay. Il poliamide come materiale, quando sente una pressione di vapore molto alta, ha legami più deboli e quindi tende a essere più permeabile. Ok? Quando la pressione è minore, i legami non si rompono e quindi rimane più chiuso. Sì, la pressione si produce, sì. Non varia, si mantiene. Okay. E tende a essere impermeabile. Sì, impermeabile. Un po' ci sono tanti materiali che, cioè tutti i materiali polimerici hanno questa capacità, però il poliamide ce l'ha elevata. Un paio di materiali tiene una capacità, però il poliamide tiene una capacità elevata di essere. Ok. E allora si chiamano membrane igrovariabili. Questo si chiama membrana igrovariabile. Ok. Costano? Eh? Costano uguale, simile?
Costano di più, sì. Sono un po' come la però vanno usate in certi casi, non sempre. Io sono sempre caso specifico, non sempre. Ok. E abbiamo provato a, a fare questa stratigrafia, quindi qui c'è una membrana, isolazione, USB, traspirante, permeabile, un materiale permeabile, ok? Quindi esterno e interno. Questa l'abbiamo simulata con il software. Però il problema nostro era che non esiste, allora, il software fa delle simulazioni. Però bisogna anche vedere se questo software fa giusto. E siccome sui climi tropicali, climi caldi o umidi, non ci sono tante prove reali, allora abbiamo fatto una prova reale per vedere se tornava. E quindi abbiamo costruito questo campione. Questa qui che vedete è la stratigrafia. E questa è una camera isolata. Qui c'erano tutte le termocopie, sono dei sensori, e che misuravano il grado di umidità e la temperatura. Poi è stata inserita in questa camera di prova e, okay, e abbiamo prodotto queste condizioni. Qui dentro, nella camera di prova, abbiamo messo 24 gradi, 80%. All'interno della camera è 20 gradi, 80%. Qui abbiamo alzato 40 gradi, 70%. Hai già alzato a 40 gradi, 70%. E questo qua era per fare condizione estiva. Sembra una condizione di verano. E poi abbiamo preso tutte le misurazioni. Poi abbiamo guardato se i risultati della simulazione erano simili a quelli della prova. Ok. Questo qua che vedete, questa grosso, questa linea grossa è misurato. E quella più sottile è il simulato. La simulata. E vedete, esatto, questi sono i minuti, perché l'abbiamo fatto per qualche settimana, perché i materiali hanno bisogno di un po' di tempo per lavorare correttamente. E vedete che all'inizio c'è una fase di stabilizzazione. La fase di stabilizzazione. E dopo i risultati simulati e quelli misurati non sono così diversi, vanno a parificare circa. Io non sto simulando con lo pedido, non hai una grande differenza. In che lugar funziona? In che? C'è che posto hanno fatto quella prova reale? Qui dentro. Qui dentro una camera, ma è una camera climatica. Solo fisico, solo una camera climatica. No, allora, noi abbiamo deciso di usare una membrana traspirante
Perché allora la membrana traspirante è un materiale neutro, cioè non incide sulla, sullo scambio che aveva l'isolante con l'esterno, ok? E si avvicina molto come comportamento a un intonaco traspirante, ad esempio. Si assemblea più a un intonaco esteriore. Come comportamento. L'ideale sarebbe riuscire anche a trovare, l'ideale sarebbe anche riuscire a trovare dei casi reali in cui poter fare. Sí, porque es distinto que yo tenga una estufa exterior, que le coloque madera, que le coloque PVC. Que sale diverso si invento un tonaco per cuore o PVC. Ah, no, no, sì. Legno. Sì, sì. No, questo era una simulazione pensando che all'esterno ho traspirabilità. Eso ha pensato che all'interno hai traspirabilità. Esatto. È un muro ventilato e traspirante. Sì, un muro ventilato è anche quando faccio simulazione, mi fermo sempre qua, non simulo la ventilazione. Se si detiene lì, quando c'è la teoria, non simula la ventilazione del muro ventilato. Perché non riesce a simulare l'aria in movimento reale. È molto difficile. Vabbè, questi sono tutti dei controlli che abbiamo fatto per vedere se coincidevano le misure. E vedete che circa, a parte alcuni casi all'inizio, che fanno hanno comportamenti un po' strani, poi tendono a stabilizzare. Poi abbiamo fatto anche il comportamento in inverno. Il comportamento in inverno. E abbiamo guardato come andavano i risultati. Questi fanno più fatica a stabilizzare all'inizio. Poi tendono a convergere. Ma quello che ci preoccupava di più a noi era le condizioni estive, che sono quelle più complesse da gestire. Sì, io non parlo male di tutto il periodo, perché è più difficile da gestire. E abbiamo trovato alcuni casi. Ho trovato un caso qui. E abbiamo fatto, i risultati sono caso zero, timber frame. Casa col controlaminata, in genere è più semplice, o meglio, il controlaminato riesce a si riesce ad avere un comportamento più semplice da gestire. Perché? Perché io immagino una stratigrafia, io ho una serie di materiali col CLT, uno dopo l'altro. Il telaio, nella struttura ho USB, legno, isolante, montante. Capito il sistema elettronico, cioè per il CLT è solo materiale solido. Claro, y es fácil de entenderlo, pero con el tomado ligero tú tienes realmente un montante que es un pie derecho, después tiene aislación, después más allá de otro pie derecho, entonces no es homogéneo, por así decirlo. Può avere un po' più di varianti. Tiene más variantes. Ok. E praticamente abbiamo visto che abbiamo provato anche a mettere anche con USB interno, l'USB esterno, ok,
abbiamo fatto diverse prove. E abbiamo visto che, ad esempio, se uso l'USB esterno, funziona sia in estate che in inverno usando le membrane. L'igrovariabile. Perché? Perché questa membrana funziona da freno e se c'è condensa si apre e quindi si asciuga. Mentre ad esempio in condizioni invernali non funziona senza la membrana. Esatto, con l'USB esterno. Perché il vapore entra tutto nella struttura e fa più fatica a uscire da là verso l'esterno. Ok. Il caso con l'USB interno, ad esempio, in estate funziona solo con due membrane igrovariabili. Non funziona con un freno e un traspirante. Non funziona con un freno e un traspirante. Perché? Perché in estate il flusso è inverso. E se non metto un freno anche verso l'esterno, il flusso entra e fa un sacco verso l'USB. Ok, questa è una delle cose che pensavamo e è verificata. E mentre l'inverno, ad esempio, funziona sempre. Perché? Perché l'USB è interno e quindi ho un freno e poi passa tutto fuori. L'inverno funziona perché è un freno e porta fuori l'USB. No, l'USB fa prima un piccolo freno. L'USB ha un pochino freno. E dopo quello che passa riesce ad andare verso l'esterno. Quello che passa si libera facilmente. Perché è traspirante un pacchetto? Traspirante. Ok. È chiaro questa, la differenza tra l'inverno e l'estate? E quindi. E quindi capire che se scelgo un pacchetto chiuso, devo capire che questo lo devo pensare in estate e in inverno. Ad esempio, io vi ho detto all'inizio, in Germania, in Austria, in questi paesi, ci sono tanti pacchetti già fatti. Però bisogna stare attenti perché non possiamo costruire tutti con la stessa. Devono stare attento con aquella o paquete che a veces hanno usato in Austria o in Germania. Non possiamo costruire tutti sì nello stesso modo. Non possiamo usarlo così tal come è stato disegnato. Non possiamo tomarlo così tal come è stato. Ok, l'altro aspetto per. Preferite fare 10 minuti di pausa o andiamo. 10 minuti di pausa? O finiamo alle 1:15 o 10 minuti di pausa? Siamo 10 minuti di pausa o finiamo alle 1:15? Andiamo avanti? Wow! Forti! Sì, facciamo una pequeña pausa. Una pequeña pausa. Okay.